siamo con Luca Bacchi della Wulfer. Oggi una vittoria per 3-0 convincente, vi serviva dopo un inizio di stagione un po' complicato. Raccontaci la gara, come l'hai vista dal campo? Ah, credo che ne avevamo bisogno, l'abbiamo voluta, arrivavamo da risultati un po' altalenanti, la prima vittoria ne avevamo bisogno. Devo dire che siamo partiti benissimo, abbiamo trovato subito i 3 gol, poi ci siamo un po' spenti, comunque anche loro sono una buona squadra, hanno provato a risalire. Credo che abbiamo una squadra quest'anno attrezzata, sono contento anche perché nonostante gli infortunati, chi è entrato, chi subentra, questa è una forza del gruppo, del nostro gruppo, quindi sono soddisfatto e felice di questo. Nel primo tempo, soprattutto nella prima metà, avete espresso anche un buon gioco, buone trame offensive, vi siete trovati molto bene, partivate con palle larghe, poi tagliavate, prendevate il centro del campo. Nel secondo tempo un po' è mancato, perché un po' la stanchezza, perché avete deciso di gestire la gara o per quale altro motivo? Ma sicuramente noi siamo una squadra che tendenzialmente prova sempre a giocare a pallone, non sempre ci riesce, però oggi nel primo tempo molto bene. Secondo tempo, secondo me, è una questione di testa, comunque la paura quasi di vincere, visto che eravamo dal 2-0 e in recupero 2-2 di 2 settimane fa, avevamo paura di ripetere l'errore, quindi abbiamo abbassato un po' il baricentro, però ce l'abbiamo fatta questa volta, sono felice. L'anno scorso un campionato di metà classifica, nella seconda metà più che nella prima, quest'anno partenza altalenante, per oggi avete dimostrato che potete fare belle cose. Dove vi vedete a fine stagione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che il nostro posto sia metà alta della classifica. Questa sia un nuovo campionato per noi. Avevamo veramente bisogno per prendere convinzione maggiormente del nostro potenziale. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, lupo, ciao.